Buongiorno a tutti, benvenuti in questo convegno dedicato al tema dei diritti civili. Io subito inizierò con delle parole di un uomo che ci ha lasciato non molti giorni fa, Stefano Rodotà. I diritti fondamentali per lui erano essenziali e delle conquiste da ottenere nel campo giuridico, che non potevano essere traslate al campo delle merci, quindi i diritti fondamentali dovevano essere salvaguardati. Nel suo libro Diritto d'amore del 2015, Stefano Rodotà parlava delle unioni omosessuali e del matrimonio igualitario delle donne. Parlando della vita dell'essere umano. Vorrei ricordare inoltre le rivolte di Stonewall, che si è celebrato il 27 giugno, l'anniversario della prima vera rivolta delle persone omosessuali contro le repressioni. Innanzitutto ringrazio il meetup di Decollatura e il meetup di Venezia Terme per aver organizzato questo evento. Prendo la parola e la lascio adesso a Paolo Valerio, che ci illustrerà su identità sessuale, orientamenti sessuali, un variegato mondo. Grazie.
minuti sto vediamo, quindi è abbastanza recente. Prima era fonia, era un crimine che era legato, diciamo, a un aspetto religioso. E i sudditi, voi ricordate Dante di ieri, l'inferno, un momento latino, il maestro, sudditi era l'inferno. I sudditi andavano bruciati. Per alcuni il termine fiuc, modo per definire le persone omosessuali, deriva dal fatto che per rendere meno sgradevole la puzza della carne bruciata delle persone loro si buttavano fascine di semi di fiuc. Pensate quanta sofferenza bisogna hanno dovuto sopportare per tutto questo. In realtà è interessante che il primo principio, chiamiamolo così, che ha come depenalizzato tutti quelli che erano crimini di opinione non legati a comportamenti, quindi l'eresia da una parte, la sodomia dall'altra parte, è stato l'impero Napoleone sull'ondata della rivoluzione francese e della tradizione di tutti in pari opportunità e per te. Con la caduta dell'impero napoleonico, tutti i vari paesi rogarono la loro legislazione, il regno di Napoli, che conservò ancora il proprio giuridico francese. E quindi, diciamo, venivano penalizzati le persone sudditi, ancora parliamo dell'epoca. Con l'avvento del regno d'Italia si tornò a un regime che veniva questo penalizzato, anche se però non veniva applicata la legge da Roma in giù, perché era più diffusa non l'omosessualità, ma era un'omofilia. In contesti in cui c'era una forte segregazione di genere. E se andiamo all'epoca fascista, quando appunto fu deciso che il popolo italiano era così diritto, un po' come ha detto il presidente dell'Iran una volta, che non c'era bisogno di avere leggi apposite per punire le persone. All'epoca il termine era un po' diverso, pederasti, insomma, anche li confondendo. Anche se però poi lo stigma è sempre stato. Quindi il 8 giugno ricordate un caso molto eclatante, che è quello del caso Brebandi. Brebandi era un professore di tomologo molto veloce l'anno scorso, che in una volta ha sentito con Giovanni Canfratello, un giovane artista che aveva un'architettura, una famiglia borghese cattolica. Andò a rapire il ragazzo, lo portò al professor Rossini sui testi che studiavo e fatta diagnosi di omosessualità e la cura che ebbe per questa malattia è stata appunto 3-4 studi di coma e studi di continuato elettroshock. Questi poi venivano curati 40 anni fa, 50 anni fa, la cura omosessuale. Hanno un po' meno peggio, forse peggio, a Brebandi, non essendoci il crimine di omosessualità, che invece era nella civile Gran Bretagna fino al 64, non ricordate, no? Il famoso matematico era stato condannato alla castrazione chimica, così riuscivano per l'omosessualità. Beh, questo è stato per il diritto di plagio, la prima volta che viene applicato questo nel nostro regime. Vedete come i tempi cambiano, in fortuna, le cose sono diverse. Oggi ci sono ancora alcuni che vogliono proporre terapie di cure per l'omosessualità, siete cure riparative. Ricordo sempre, quando ho prima l'episodio, una madre venuta all'università perché abbiamo un sito www.pulitomofobico.it, perché il figlio ha fatto cambiare, aveva detto che era omosessuale, che voleva in qualche modo portare a casa il proprio compagno. Quindi un piccolo cenno di vita del napoletano, si vergognava, una paura di un giudizio dei vicini, di come avevano reagito gli altri fratelli, i nipoti. La madre, appena entrò nella stanza, in lacrime, gli stretto del letto, disse: "Professore, ma è maschio o femmina?" Prima di dire che femmina non trovi maschio. Cioè, la signora confondeva un intervento sessuale con un'identità di genere. Quando parliamo dell'identità sessuale, come faceva la parola Marco, dobbiamo immaginarci un po'.
con tutta una serie di spicchi. Uno di questi è il corpo, il cervello, brain, geni, ormoni, apparenze esterne del genitale. In realtà questo non basta a definire l'identità sessuale di una persona. Sapendo anche che la stessa natura pone delle sfide. Penso all'acronimo LGBTI, che se non compare, lei è stata intersessuale. Bambina e bambina con genitale, quindi con il linguaggio per diventare anche stigmatizzante. Perché potrei dire, come dicono molti medici, con genitali ambigui o con genitali atipici. Maschietti che nascono con micropene si è ottenuti perché hanno un'insensibilità al testosterone. O femminucce con il preservo genere di suffrene, che nascono con clitori ipertrofici. Quindi questi bambini e bambine vengono applicati quelli che vengono definiti genital cuttings, mutilazioni genitali, perché appunto per normalizzare l'aspetto, ma i genitori sono molto allarmati, si tende appunto a eliminare i microprimi, a eliminare i vestiti venuti maschietti, a creare una vagina, creando appunto le persone che soffriamo la vita. Quindi il corpo non basta per definire l'identità sessuale di una persona, ma è necessario anche considerare quello che chiamiamo identità di genere, quanto maschio quanto femmina mi sento, un aspetto molto molto soggettivo, molto molto legato al contesto. Ma neanche l'idea di genere basta, perché mi stanno considerando i ruoli di genere, ma sono i comportamenti che ho assunto per definire me stesso e gli altri il genere che sento appartenere. E qui ci sono molto stereotipati legati alla cultura. Secondo Beauvoir diceva, donne si diventa quando si nasce. E per i bambini talvolta può essere difficile affrontare quelli sui giochi di genere. Se maschietto, ma si gioca con la fucina, col pallone, vuoi la bambola? No, non si fa. Piange? No, si fa la femminuccia. Se femminuccia vuoi giocare con il pallone? No, devi giocare con il bambola. E sapendo che tutto questo in qualche modo non di più viene trasgredito, porta a gravi atti di bullismo omofobico e trasfobico nella scuola. Abbiamo un altro di educativo sociale dove su 60 ragazzi di fatto cacciati dalla scuola perché con difficoltà di apprendimento, 6 erano appellati a Formanella e 3 mascoloni. I 3 mascoloni erano pari vittime rispetto ai maschi, cioè non parlavano, potevano essere assistiti. I 3 Formanella invece erano stati attenti a non essere picchiati e non sforzarsi a parlare di ogni maschio. Quindi come vedete, i ruoli di genere sono qualcosa delle gabbie che in qualche modo sono costruite socialmente. Pensate alle fave, c'è sempre Biancaneve che è una fanciulla un po' svalutita che prende la strega, è il principe. C'è Cenerentola, ancora una volta una fanciulla che trova principe della fama. Capricetto tutto, ancora una volta la mia ingegno che ci ha costruito un po'. La società che costruisce tutto questo stereotipo, costruisce appunto quelle che sono, diciamo, le legate alle quali abbiamo tutto da andarci. Ora andiamo qui, ascoltate, però io devo portare i pantaloni, mentre la volevo anche io per pari di pantaloni legati. Io ho detto una donna, mi farete scandalizzare, mi avreste visto una donna tipica, strana, sono un po' pazza. C'è un bellissimo libro di Laura Schettino che ha fatto un studio sugli studi e su quello che i giornali scrivevano di persone un po' diverse. Dal 1890 al 1930 guardavano tutti gli articoli usciti di Roma, di Napoli e tutti i saggiori di Roma. Ed è una donna che usasse andare in giro senza una moda nulla, usaste guidare la macchina, usaste fumare le strade, potete portare anche questo, potete essere in qualche modo indagati, anche più di quel maschio che non stava a venire femminile. E sapendo che fino al 1964 le vostre cose molto giovani, quindi le nonne,
che avesse dovuto accedere alla carriera di magistrato, non potevano farlo, perché erano considerati instabili. Era un genere che non era così forte e saldo come il maschio, che poteva fare il giudice veramente la donna fino al 1964, non parlo per delle forze. Quindi abbiamo parlato del corpo di identità di genere, fluido di genere. Il quarto fattore di famosatezza è l'orientamento sessuale. Cioè, quali sono le persone nei confronti? Io sento di dover provare una relazione affettiva, una relazione d'amore, avere dei rapporti sessuali. Quindi non stiamo confondendo l'identità di genere con l'orientamento sessuale. Cioè, che il figlio andava ora con i maschi perché perdeva il diritto ad essere considerato maschio, ma viene subito femminilizzato. E sapendo quanto questo pesa su tanti piani, anche quando noi parliamo di persone con i reattivi e passivi, no? Dove l'attivo è già tutto visto come forte, assertivo, passivo, è passivo. O, scusate, un linguaggio un po' forte, anche volgare, ma molto spesso diciamo, vaffanculo, mi ha fottuto, col mio rifotto. E creiamo anche una sessualità, risente tutta una serie di cambi, di dettagli nel mondo della religione, che immaginano tanto un modo di rapporti sessuali, i genitali finalizzati alla procreazione. E non riesce anche a poter provare piacere usando anche il nome. Quanta forza hanno visto da questo punto di vista. Il padre ragazzo continua, c'è questo di schifo, se non la fa, e gli fa compiere appunto che è un rapporto affettivo che fa questa persona. I genitori non erano preparati, bisogna anche comprendere che una famiglia non può essere non preparata, non pronta, che c'è bisogno di mediazione, il proposito che gli disse il ragazzo. Nella un ragazzo, un ottavo, un militare con la barba, che si chiudeva la mano. Lei mi disse che lo curasse, e tu dici, ma è un posto, non che non sia una persona capella, perché appunto lei che lo curasse deve denunciare a uno dei psicologi, perché questo è un molto pericoloso della nostra. E non è un commosso, perché disse, questo non c'è capito, non può fare niente, non deve fare niente. Se non faccia niente, perché? Questo chi è un fatto di sentimento, mettete un po' ce l'era compreso, che un fatto di sentimento legava il rapporto del figlio e dell'altro ragazzo. Oggi ci sono tutti la nostra età fondamentale. Tutto questo si è evoluto, come diceva anche Marco, alle lotte degli attivisti, si appunto dai monti di Stonewall, che poi in realtà non furono portati avanti a persone omosessuali, ma la componente non omosessuale ne rimane gli omosessuali effeminati o delle persone transgenere. E se le persone omosessuali oggi hanno alcuni diritti, appunto questo è il tema di diritti che oggi parliamo, tra cui appunto quello di avere la possibilità di avere un omicidio. Oggi ho sentito che in Germania è visto che è già un matrimonio umanitario, e abbiamo anche visto lì che il capo del governo tedesco però si è mostrato contrario perché parla di tre cose. Ci sono tutti i diritti d'oro, di questo parleranno certamente i giuristi che non stanno parlando di nulla di me. Però quello che è importante tenere conto appunto è quanto oggi c'è, diciamo, molte discriminazioni soprattutto in fronte alle persone transgenere, transessuali. Chi sono queste persone? Sono le persone che vivono ancora più il dramma della loro esistenza. Noi abbiamo un servizio a Napoli. Io sono presente a Londra, dell'Osservatorio Nazionale Intergenere, e vengono da un servizio adolescenti, bambini e adulti, con tematiche appunto legate a quello che chiamiamo gender non conformity, non conformità di genere, gender balance, varianza di genere. Una delle risposte oggi che noi ci danno è questo Gacy Transman, perché transgender è ancora dal punto di vista dello stereotipo e del pregiudizio legato all'immagine della prostituzione per quanto riguarda le persone molto ex, cioè persone che sono nate in un corpo maschile ma senza appartenere al genere femminile. L'importante è l'immagine del pregiudizio. Io
Concilio Vaticano II, come tutti gli altri napoletani. Noi abbiamo, nello studio dell'Ateneo, approvato un regolamento la possibilità che i nostri studenti in genere varia, che non hanno avuto la possibilità che la legge offre alle persone di potersi in qualche modo poter fare richiesta del cambio di grafico del genere, ma questo non è gli altri. Quindi, però questi studenti non sono potuti avere, visto che c'è più di libretto cartaceo, prima di avere un libretto a tema di lavorare, un identità, cioè la possibilità di poter essere chiamati col nome, al posto, che diceva un genere. Usiamo in un modo ormai anche un po', diciamo, banale, un po'
Quistanis, Rengistanis. Il termine qui è un termine molto forte, è un termine che in inglese diventava a prendere una propria abilità e croce, finocchio, cioè era offensivo. E la forza della cicatrice che aveva coniato e abbinato a questo tipo di ricerca è proprio quella di poter considerare tutto quello che era ai margini della società, era sporco, considerato offensivo, come invece con il valore del prato, non adesso lui è sotto questo. Vedo qui in sala c'è oggi una persona con disabilità. Io sto avendo a Napoli un grande problema. Il sabato prossimo è il Disability Pride. E hanno organizzato un evento che ha scatenato dei più grandi drammi e critiche. Perché con Pia Core, che è la presidente dell'associazione prostitute italiane, hanno fatto un evento che hanno chiamato Aperizzoccola, che tenia la stessa valenza di cuore. Fish, associazioni, persone alberate, hanno voluto che fosse cancellato, il comune ha minacciato di fare più tutto questo. In realtà si parlava dell'opportunità di offrire questa disabilità, l'opportunità che era anche un'unità sessuale, con tutte quelle sue complesse nuanze che hanno a che vedere, no, con la sua necessità materiale di sessuale. E poi è interessante che era soltanto, no, detto che risolvono, ma soltanto poi il maschio ha diritto all'identità sessuale, e non anche una donna disabile, o una persona gay, una persona lesbica. Vedete come viviamo in una società, in un mondo dove il femminismo fa la cosa, no? O il cambiamento. E offrire tutte quelle opportunità a volte sembra andare attraverso rotondità. E allora omotransfobia, cos'è questo termine omotransfobia? Non è una fobia come voi sapete, ho imparato a conoscere la fobia dello sporco, paura dei buchi, uso della censura. In realtà è il nome, il disgusto per le persone gay, lesbiche. E quando queste persone sono transessuali, pure transessuali, implica appunto tutta una serie di azioni che vengono esercitate, a partire di stereotipi. Lo stereotipo, io vengo da Napoli, no? Uno degli stereotipi di Napoli è che siamo un po' la città dove poter uscire, poter rifugiare la macchina, può trovare il libro in qualche modo. Che significa che però poi la qualità di alcune persone viene estesa a tutti gli altri senza più la differenza. Dallo stereotipo nasce il pregiudizio. Cioè, io se conosco una persona, per il fatto che in napoletana l'immagine di quella persona possa essere un eventuale potenziale ladro e stereotipo, lo stigma appunto viene demonizzata e si può fare quello che si vuole. Quindi un ragazzo lì può essere picchiato, insultato, o una donna transgender può essere picchiata o addirittura uccisa. Sappiate che in Italia, dopo la Turchia, è il secondo paese in Europa dove sono più frequenti i delitti contro le persone transgender. C'è stato un altro momento che è molto turbato, un ragazzo che è F2M, femmina maschio, trovato appunto in un cassonetto con un ucciso con mani e piedi legati. Allora che voi rappresentanti di un gruppo politico che è fatto di giovani e cominciate a conoscere un po' meglio queste realtà, a cominciare un po' a rivedere l'omosessualità non come un vizio, neanche una scelta, perché lui ha scelto di essere eterosessuale. Lo sentite, è un sentire, è un essere, perché lui ha scelto di essere maschio o femmina, ma si è stato in qualche modo il frutto anche qui di complesse interazioni che hanno a che vedere con il corpo, con le relazioni affettive e sociali, con aspetti emozionali. Da tutto questo viene fuori quello che poi è il nostro intervento. Sapendo che come scienziati noi sappiamo ancora abbastanza, poco ma abbastanza del cervello, perché tanto il mio invece diceva la voce, la cerebrale, la quale dipende il linguaggio, la quale dipende
origine alla coscienza, alla consapevolezza, a tutte quelle che sono le emozioni che mi viene. Sapete che è una macchina molto dove c'è una forte interazione tra mente e corpo. Sono emozionato, abbiamo correlati fisici, infatti posso studiare freddo, vengo da carena o mi sudano le mani, mi faccio rosso, quindi il corpo esprime questo, ma a livello psichico sento tutta una serie di mutamenti nel mio stato interno. Perché accade questo? Ancora non lo sappiamo. Cioè il famoso dilemma cartesiano nel rapporto tra res cogita e res extensa, tra oggetto, materia e pensiero e psiche, ancora non sappiamo. Ma quello che sappiamo è che noi siamo come esseri umani in qualche modo quindi quasi privati, orientati a adattarci al contesto esterno, ai mutamenti che vengono. Ogni volta che rilasciamo dobbiamo adattarci anche a quelle complesse variazioni del corpo che ci lasciavano dall'ambiente del corpo materno e dell'esterno. E sapendo che molto spesso la psiche e l'emozione è quello che è più importante, che sono molti studenti. E forse anche lo sapete, imparato quanto forte può essere il rapporto tra stati emotivi e contesti cognitivi. Sì. Cioè, nel senso che no, molto spesso ho studiato, ma l'esame non è molto importante. Allora, quando parliamo di attività psichica, parliamo di questo, il programma di attenzione era molto questo. C'è cioè, qualcosa che non ha a che vedere con qualcosa di mirabile. Ma sappiamo che però, se noi vediamo questo di essere quello che sono, questo centro di essere, facciamo una violenza, creando una sofferenza sul piano psicofisico. E sapendo che ogni qualvolta stimolo e pregiudizio fanno soffrire persone, ne vedono anche malattie mentali e malattie fisiche come gastriti, ipertensione e talvolta anche tumori. Quindi quello che mi fa piacere di essere qui con voi è di lottare per la libertà di tutti, lottare perché tutti possiamo autodeterminarci senza andare a minare la libertà dell'altro, ma senza la nostra libertà sia per certi versi determinata da stereotipi di oggi non più senso di essere. Grazie. Adesso passo subito alla parola alla professoressa Giovanni.
And then one day, in a conversation that I kind of knew was coming, but it still knocked the wind out of me, my child told me that he was actually a girl, not a boy. He looked me in the eyes and told me something had gone wrong in my tummy that made him come out as a boy instead of a girl. He wanted me to put him back. He begged me to put him back, to fix this mistake. He was 3 years old. I spent the following year resisting, trying to present alternatives. I told my child over and over again that he could continue to be a boy and play with all the Barbies he wanted and wear whatever he liked, dresses, skirts, all the sparkles money could buy. But my child said no. Absolutely not. She was a girl. What are your favorite things to play with? My princess things. Your princess things? Why do you love princesses so much? I just kind of do. Do you think it's okay for boys to like princesses? I thought I'm a girl. After 12 long months of making both myself and my child miserable, I finally let my little boy go. Goodbye. We switched to female pronouns and told our family and friends that she was a girl now. She wanted a new name. A girl now. At first, she picked Rainbow. But I was relieved when she changed her mind and named herself after her aunt. So now I have a girl. A daughter. Actually, anything you're about has a patient for it. A really happy daughter. I adore my daughter. But sometimes I look at photos of my baby boy and I miss him so much. This probably sounds crazy, but sometimes I wonder where he is. It's like he was a dream I had one night, and then the morning came and I woke up and he was gone. And now there's this little girl in his place, telling me that the boy was just a dream. Just someone I imagined. As far as she is concerned, there never was a boy. Can you explain that to me one more time? What's the difference between you and Helen? She was a dream and a penis. She a girl with a penis and she's a girl with a vagina. You're a girl with a penis and she's a girl with a vagina? Yes. So now that I have a daughter instead of a son, what does this actually mean for her? And for me as her mother? Pink is your mama. Other than letting her wear pretty dresses and using different pronouns, what has actually changed? What does this newly minted girl need to know? What do I need to teach her about how to be a girl? A girl in the end does all the work, while the boy in the few things. Do I even know how to be a girl? Girls also have human type of spots. And if a girl can be a senator, or an astronaut, or a plumber, if a girl can wear pants and have short hair, if a girl can even have a penis, what is a girl anyway? Who gets to decide if you're a boy or a girl?
come si sta muovendo e qual è, come dire, il modo di oggi intendere il rapporto tra un bambino e una bambina che noi definiamo appunto gender vario, gender fluido, gender non conforme, che non ti conforma a questa cosa. Grazie. Adesso passiamo la parola a Laura Corrado e Cino, che ci parlerà del termine queer e tutto il suo lavoro quanto riguarda le gender strade. Sono più
queer di tutti, in un certo senso, perché non sono né homo né etero e quindi difficilmente collocabili. E sono stati anche oggetto di bifobia da parte, molto spesso, negli anni 90, soprattutto quando ancora c'era la questione dell'AIDS, sono stati oggetto di discriminazioni perché gli uomini bisessuali si riteneva che trasferissero il virus dalla comunità gay, considerata infetta, alla comunità eterosessuale, e le donne bisessuali che lo trasferissero dalla comunità eterosessuale alla comunità lesbica, che invece si percepiva come assolutamente pura e lontana da qualsiasi forma di contaminazione. Poi invece, ovviamente, si fece chiarezza sul fatto che c'erano anche altre forme di contaminazione, per esempio attraverso le siringhe, l'omofilia, la tossicodipendenza, eccetera, che non c'era solo la trasmissione sessuale e che non c'erano delle diciamo così, popolazioni a rischio, ma solo dei comportamenti a rischio. Il libro che facemmo io e Renato Stella, Il rischio dell'amore, nel 92, parlava proprio di questo, di come non si possono criminalizzare dei gruppi specifici, i gay, le trans, le prostitute, ma solamente dei comportamenti, ovvero i comportamenti di sesso non protetto. Quel libro venne ritirato dalla circolazione, era un libro da Franco Angelo, ma venne ritirato perché qualche vescovo pensò che nell'indice il sesso anale fosse una cosa troppo per l'Italia, e quindi venne purtroppo anche sequestrato un fumetto che era il fumetto di Lupo Alberto, che insegnava agli altri lupi come mettersi il preservativo. Quindi in Italia il picco dell'infezione di HIV e AIDS, dell'AIDS, è stato nel 95-96, mentre in altri paesi europei è stato nel 90-92. Quindi noi abbiamo avuto un picco maggiore, crescente e ritardato, quando avremmo potuto per 4-5 anni prima almeno fare prevenzione. Questo grazie al bigottismo degli italiani, che non riescono, fanno molta fatica a scrollarsi di dosso, non la religione, che ha diritto di esistere, ma delle direttive bigotte che sono totalmente sbagliate. Quindi penso che questo debba essere una cosa sulla quale in qualche misura ruminiamo. Io sono molto contenta che voi ragazzi del Movimento 5 Stelle, ragazzi e ragazze, anche probabilmente genitori di persone queer, eccetera, oggi siete qua, perché come diceva Paolo Valerio, dobbiamo veramente cominciare a informare la gente, i partiti, i gruppi, i movimenti. C'è gente che si ammala, c'è gente che si suicida. Io per anni ho seguito delle tesi anche sul suicidio gay, le trans vengono uccise e c'è una grande creazione di sofferenza nell'omofobia, nella bifobia, nella lesbofobia, nella transfobia, una grande produzione di sofferenza che potrebbe essere evitata, anche perché penso che sia, dovrebbe essere un obiettivo di tutti i movimenti politici, quindi anche del vostro Movimento 5 Stelle, la felicità della gente, e quindi cominciare a porsi il problema della felicità in termini politici, secondo me è un atto sovversivo, un atto che va fatto, per non diventare come tutti gli altri politicanti. E oggi il Movimento 5 Stelle si trova un po' così a un bivio tra l'ipotesi di governo da una parte e l'idea dell'opposizione dall'altra, no? E quindi c'è il rischio, come in tutti i movimenti, dell'istituzionalizzazione, della sussunzione, della cooptazione, e secondo me l'idea della democrazia interna è uno degli antidoti anche alla sussunzione dentro così le maglie del potere. Quindi il mio consiglio sarebbe veramente di utilizzare anche persone che sanno risolvere i conflitti all'interno dei gruppi politici di cambiamento sociale. Ci sono persone che lavorano su questo, nei movimenti di tutti i tipi, dai movimenti moderati ai movimenti antagonisti, che sanno come risolvere i conflitti e facilitare la comunicazione tra persone che la pensano diversamente all'interno dello stesso gruppo.
quindi con la massima inclusione possibile anche delle persone disabili, LGBT, queer, eccetera. Io vi farò un piccolo così assaggio di quello che è il mio corso di LGBT, queer, eccetera, all'interno del mio corso di studi di genere e il metodo intersezionale. Il metodo intersezionale è il metodo che usa la teoria femminista per studiare le disuguaglianze, quindi non solo quelle di genere, ma anche quelle di sessualità, di classe, di età, di razza, di etnia, di cultura, di religione, di appartenenza geopolitica e via dicendo. Quindi il metodo intersezionale, diciamo, è entrato nell'Accademia e informa gran parte della ricerca. Quindi vi farò magari... Vuoi andare avanti tu? Ecco, allora, vi do una definizione di bisessualità. La bisessualità è l'attrazione emotiva o sessuale, non è necessariamente sessuale, può essere anche emotiva, della gente, di persone, per qualsiasi sesso o genere. Quindi è molto aperto. Diciamo che le persone bisessuali tendono a innamorarsi della persona, indipendentemente dal genere o indipendentemente dal suo orientamento sessuale. Quindi diciamo che le persone bisessuali hanno questa, nelle mie interviste che facevo già negli anni 90, emergeva molto chiaramente che le persone bisessuali si innamorano dell'anima delle persone. La prossima. Ecco, Freud già nel 1920 categorizzava la bisessualità tra le aberrazioni come una forma di inversione, però poi, quando ha cominciato a studiare la psicologia dei bambini, ha scoperto che tutti i bambini sono bisessuali nei loro rapporti giocosi con altri bambini, no? Sono attratti da bambini, da bambine, e quindi ha, diciamo così, questa famosissima, ha coniato questa famosissima dicitura che è del polimorfo perverso. Il bambino è polimorfo ed è perverso, nel senso che ama il piacere da chiunque gli provenga, e quindi questo, diciamo, fa dire a Freud a un certo punto che nasciamo tutti bisessuali, ma poi la società dice c'ha, attraverso il ruolo dell'educazione, una censura sociale che inibisce il bisessuale adolescente e lo fa diventare eterosessuale oppure deviante omosessuale. Ciao Barbara, buon viaggio. Allora, nella mia interpretazione, questa posizione formulata da Freud, che la società... Ci sono delle domande? Rossella, ci sono delle domande? No, io devo accompagnare il professore. Ah, ok. Ciao, a presto. Allora, quello che dice Freud lascia porta aperta a un'ipotesi molto suggestiva, cioè al fatto che la sessualità è socialmente costruita. Cosa vuol dire che la sessualità è socialmente costruita? Vuol dire che non si nasce gay o lesbiche, ma sono le esperienze della vita che ci costruiscono in un modo oppure nell'altro. Due teorie si sono sempre contrapposte. La teoria innatista, che dice si nasce in un certo modo, o la teoria social costruzionista, che dice si cambia. Adesso vi faccio uno schemino qua. Potete vedere tutti la lavagna? Okay. Allora, prima si categorizzava la sessualità così: homo, etero. Ok, vai pure alla prossima. Homo oppure etero, come due scatole diverse e non comunicanti. Da Kinsey in poi, attraverso la scala Kinsey, questo grande studioso della sessualità degli anni 40-50, si studia la sessualità su un continuo, da 0 a 7, dove 4, in realtà all'inizio era 6, poi ci sono state delle variazioni, dove 4 è perfettamente bisessuale, ma la maggior parte, 7 è totalmente homo, 0 totalmente etero, ma la maggior parte della gente si colloca a questo livello, a qualche livello, o più
molto spesso noi vediamo che, per esempio, anche una persona, un uomo sposato, con figli, eccetera, magari però da giovane o quando era militare ha avuto dei rapporti con uomini, o magari c'ha ancora delle fantasie con uomini. Quindi ci sono diverse gradazioni. Non esiste l'omosessuale, è difficile, diciamo, trovare l'omosessuale puro al 1000 per 1000 e l'eterosessuale puro al 1000 per 1000. Certo, ci sono anche, però c'è, cioè, la maggior parte della popolazione si colloca qua in mezzo. Alcune ricerche fatte da Fritz Klein, psicologo sociale di grande valore, parlavano dell'83% addirittura di persone che si collocano tra i due poli, quindi né puramente eterosessuali né puramente omosessuali. Quindi, guardando la sessualità in forma tripartita, è molto difficile dirsi totalmente qualcosa. E poi c'è sempre la possibilità di cambiare. Ci sono molte persone che sono cambiate nel corso della loro vita, anche sulla questione transgender. Prima il collega Paolo Valerio diceva che a 2-3 anni sanno già di essere nel corpo sbagliato. Però questo non è vero per tutti. Un mio collega, che stava anche lui come Teresa De Laurentiis a Santa Cruz, era sposato, aveva una figlia, cioè a 60 anni ha cominciato una transizione per diventare donna, ha fatto 2 anni di ormoni, poi dopo due anni ha fatto l'operazione al seno, e a 66 anni ha fatto l'operazione radicale di riassegnamento del sesso. Anche se non lo userà probabilmente molto, vista l'età avanzata, adesso c'ha 70 anni, può essere che lo userà, può essere che no, ma uno lo fa principalmente per usare i propri genitali, ma per una questione identitaria, ovviamente. E l'ha fatto, io ho fatto con lui, che adesso è lei, ho fatto un libro di epistemologia aborigena sulle forme di conoscenza dei popoli aborigeni, perché lei è australiana. E anch'io mi sono sentita un po' come in questo video che abbiamo visto con la bambina. Quando lui, Bob, ha deciso di cambiare, eravamo stati amici per 20 anni, e lui era un mio amico maschio, con cui ero stata anche in Florida, lui si occupava di maschi di sesso, io mi occupavo di donne di sesso. E quando lui è diventato una donna, io mi sono sentita nello stesso modo, ma dov'è il mio amico Bob? Cioè, ho vissuto un lutto, mi ricordo, dovevamo vederci a Barcellona e io l'avrei rivisto in un corpo di donna. Era un bel uomo e, diciamo, mi sono trovata davanti una donna che era molto diversa da come io avrei potuto immaginare. E per un po' di tempo mi mancava il mio amico Bob, poi però ho scoperto di avere una nuova amica. Abbiamo fatto insieme questo libro di epistemologia aborigena. Però dico, non è facile neanche per le persone amiche, della famiglia, è anche difficile quel lutto della mamma. Ma dove era il mio bambino maschio? È stato un sogno, no? È chiaro che c'è uno spiazzamento molto forte e che la terapia può essere estremamente utile a questo fine. Nel 22 la parola bisessualità viene inventata da William Speckle, che è un antagonista di Freud e che Freud fa buttare fuori dalla società di psicoanalisi. Poi si suiciderà, purtroppo. Andiamo oltre. E ha fatto questo libro bellissimo che io ho in copia originale, Lernstein, Bisexual Love, amore bisessuale, dove lui inventa una serie di termini che vengono usati ancora oggi nella sessuologia. Andiamo avanti. Allora, qua abbiamo Kinsey dagli anni 40 e qua c'è questa cifra che vi dicevo dell'83%, trovato anche dal seguace di Masters e Johnson, i due grandi sessuologi americani. Andiamo oltre. Nel 1970 Lord Humphrey, un sociologo, pubblica questo libro Tear Room 3, Personal Sex in Public Places. Che cosa fa questo sociologo? Comincia a frequentare i bagni pubblici e si accorge che molti uomini fanno sesso, magari manuale, orale, dentro i bagni pubblici. E fa una cosa poco etica per un sociologo. Li segue, va a casa loro, prende il loro indirizzo, prende la loro targa e poi torna, mesi dopo, torna e li intervista tutti. E tutti sono sposati, sono felicemente fidanzati,
eccetera, eccetera. E l'intervista su un'altra cosa, per finta di fare un sondaggio d'opinione su un'altra cosa, quindi mente, ed è una cosa che un sociologo non dovrebbe fare mai. Poi però quando viene processato, lui si difende dicendo: io volevo capire questa cosa della bisessualità nascosta, e trova che insomma i numeri sono molto alti, e quindi questo diventa un grande caso. Al processo lui si difenderà dicendo che aveva tenuto i nomi, le targhe, eccetera, in una cassaforte in un posto diverso da dove viveva, quindi aveva mantenuto la protezione dei soggetti della ricerca. Quindi dal punto di vista metodologico si era, diciamo così, parato alle spalle, però dal punto di vista etico li aveva imbrogliati, perché era entrato nelle loro case portando, dicendo una bugia, cioè dicendo la verità rispetto allo scopo reale della sua ricerca. Quindi si parla molto di Lord Humphrey per quanto riguarda la metodologia della ricerca, ma la sua ricerca entra negli annali della storia anche per un altro momento. Dimostra che c'è una bisessualità di massa, maschile. Su quella femminile le ricerche sono pochissime, eppure se noi guardiamo gli annunci personali sessualmente espliciti, su cui invece una ricerca con le mie studentesse in California, circa 800 annunci personali sessualmente espliciti, la maggior parte delle persone, la persona più richiesta come identità sessuale è la donna bisessuale da coppia, e quindi c'è una bisessualità femminile molto grossa, ma è molto sommersa. Quella, diciamo, maschile fu fatta emergere da Lord Humphrey. Andiamo alla prossima. Allora, con Fritz Klein, di cui vi ho già raccontato prima, Timothy Wolfe, eccetera, si comincia a parlare della bisessualità come identità. Andiamo alla prossima. The Bisexual Option, questo è il primo libro, diciamo, contemporaneo sulla bisessualità, ed è degli anni 80. Praticamente c'è una tripartizione che va fatta nella sessualità, che è, oddio, non funziona. Vabbè, farete a meno del disegnino, che è: la sessualità deve essere guardata sotto un triplice spettro: identità, come io mi identifico, ok? Io mi identifico come bisessuale. Comportamento: magari il mio comportamento non è bisessuale, sono sposata, fedele a mio marito e non ho un comportamento bisessuale. E desiderio: identità, comportamento e desiderio a volte non vanno d'accordo. Magari la mia identità è eterosessuale, ma il mio comportamento è bisessuale, come nel caso degli uomini nei bagni pubblici di Lord Humphrey. Identità eterosessuale: questi uomini si riconoscevano come eterosessuali, ma il loro comportamento era bisessuale e il loro desiderio era fortemente omoerotico, perché per andare in accessi pubblici a fare sesso bisogna avere un forte desiderio erotico, insomma, se mi permettete una battuta. Andiamo alla prossima. Ecco, questo qua è Fritz Klein, un grande psicologo sociale. Andiamo oltre. Bisexual spouse, prima uscì un attimo. La bisessualità da un punto di vista paradigmatico ci suggerisce, ci suggerisce una cosa molto interessante: la cosa dei box, delle scatole. La sessualità non è definita una volta per tutte, la sessualità è un elemento fluido, cambia col tempo. Quindi magari da piccole siamo eterosessuali, poi nell'adolescenza diventiamo bisessuali, poi magari ci troviamo in una relazione molto intensa con una donna a 40 anni e ci dichiariamo lesbiche, poi magari ci innamoriamo di un uomo. Le cose cambiano, e cambiano per tutti, perché appunto la nostra sessualità è tripartita: identità, comportamento, desiderio. E con i desideri, prima o poi, dobbiamo farci conto tutti. La prossima. Qua c'è un errore molto grosso fatto dagli autori di questo libro, The Bisexual Spouse, nel mezzo. Prego, c'è una domanda? C'è una domanda? No? Ok. Allora, nel mezzo dell'epidemia AIDS, cosa succede? Succede che un libro come questo sulla bisessualità viene mal interpretato. Era una ricerca molto
molto seria fatta da sociologi, però per vendere hanno scritto dietro: ci sono 25 milioni di sposi bisessuali, perché chiaramente si riferisce più ai maschi, in questo paese. E nel mezzo dell'epidemia di AIDS, questa è stata una delle cose che ha messo paura alla gente, no? Su 50 milioni, 500 milioni di persone, mezzo miliardo di persone, abbiamo 25 milioni di bisessuali sposati, no? Che possono portare il virus e spargerlo. Questo è stato veramente uno dei problemi. La prossima. E questo qua è un altro di Fritz Klein, Bisexuality, Men and Women. Due vite da condurre. Anche qua è basato su uno stereotipo della bisessualità, che una persona bisessuale debba avere per forza due vite da condurre, avere un marito e una moglie, o un fidanzato e una fidanzata. Nella mia ricerca invece emergeva che la maggior parte dei bisessuali erano biciclici, bicycle si chiamavano, biciclette, biciclici, cioè a volte si innamoravano di un uomo, a volte perché si innamorano della persona, indipendentemente dal genere. Ok, prossima. Questi sono gli autori. La prossima. Bifobia, ok. La bifobia nasce proprio, diciamo, nell'ambiente gay e lesbico, ma anche nell'ambiente eterosessuale, perché, come dicevo prima, si pensava che le persone bisessuali fossero gli untorelli del virus. La prossima. Poi esce negli anni 90 questa bellissima antologia Baiana Down Name, che è quello che dice Giulietta Romeo, no? Se potessimo essere chiamati in qualsiasi altro nome, qualcosa così è in italiano, mi pare, no? E quindi i bisessuali chiedono all'America e negli Stati Uniti che il loro nome come bisessuali venga messo, la B venga messa in quello che era LGT, che venga inserita anche la B. Però nei primi anni 90 è stata veramente una sudata. Prossima. E poi nascono tutte, torniamo dietro un attimo, nascono tutte queste reti, the Bay Area, the Sexual Network, by Intimacy, Intimacy, eccetera, che nascono, quindi la B viene added. Vai oltre. Vai, per me questa è la copertina originale, poi è stato ristampato con migliaia di altre copertine. Vai oltre. Ok, questa è una delle magliette che portavano i bisessuali per il Bisexual Pride. I'm not confused, I'm not going through a phase, I'm not experimenting, I'm not half gay and half straight, I'm not greedy, I'm not lying, I don't need to make my mind up, I'm not just trying to be cool, I'm certain, I'm not saying everybody, but I'm bisexual. Quindi non sono confuso, non è una fase, non sto sperimentando, non sono mezzo gay, mezzo etero, non sono avido, non sto mentendo, non sto cercando di capire cosa sono, non sto cercando di essere figo, ne sono sicuro. Non sto dicendo che tutti lo siano, ma io sono bisessuale. Quindi c'è questa, insomma, reclaim. La prossima. Questo è un altro libro, Bisexual Politics, sul movimento della bisessualità, che è molto interessante. Prossima ancora. Anche questo è un libro molto bello per quelli di voi che Bisexual Politics interessati. Mi sembra che abbiamo finito, però chiudere. Vai avanti. Ah, ecco, un attimo indietro. Questo era nel 93-92, l'International Directory of Bisexual Groups. Cioè c'era un libro, questa è la decima edizione dei gruppi bisessuali militanti in giro per il mondo, incluso Sudafrica, India, eccetera. Perché adesso si pensa che in India ci sono solo gli Hira, i transessuali, invece no, c'è tutto anche in India, c'è tutto dappertutto ormai. E quindi già dal 93 c'erano queste directory. E c'è una bellissima, vuoi ampliare un attimino? C'è una bellissima statement, come si dice, c'è una bellissima frase di June Jordan, poetessa nera afroamericana, bravissima, bellissima, purtroppo poi morta, di cancro al seno, che dice: I am black and I am female and I am a mother and I am a bisexual and I am a nationalist and I am an anti-nationalist and I need to be fully and freely all that I am. Quindi sono nera e sono femmina, sono una madre e sono bisessuale, sono nazionalista, afrocentrica ovviamente, e sono un antinazionalista, perché lei era un internazionalista, e voglio essere pienamente e liberamente tutto
ciò che io sono. Io credo che ho lavorato tanto quanto ho potuto e duramente non ho potuto per l'egualità e l'uguaglianza e la giustizia, per gli afroamericani, per i palestinesi, per la gente di colore dappertutto. E no, non credo che sia blasfemo comparare l'oppressione della sessualità all'oppressione della razza e dell'etnia. La libertà è indivisibile o non è niente. Ok, quindi fermo qua. Alle tre di notte lo prendono di peso, lo portano sulla spiaggia
cavano la buca, lo seppelliscono fino al collo, gli buttano il coltello alla gola e gli dicono: o tu cambi oppure noi ti ammazziamo e ti seppelliamo qua, cosa che abbiamo già quasi fatto. Pochi giorni dopo lui, diciamo così com'era, prende 4 soldi risparmiati con il lavoro, fa un viaggio che dura quasi un anno, è riuscito a fare questo viaggio se non solo perché si è prostituito, subisce un rapimento in Libia, subisce dei pestaggi che l'hanno lasciata quasi mezzo morto nelle porte segne, poi è arrivato in Italia e la commissione territoriale a Crotone ha pensato bene di dire che per lui, lui non ha diritto alla protezione internazionale, quindi ha dovuto ricorrere attraverso un avvocato presso il tribunale di Catanzaro. E noi come associazione radicale certi diritti portiamo anche, voglio dire, il ricordo di un attivista dei diritti della comunità LGBTI in Uganda, si chiamava David Kato, e questo nostro compagno, dopo aver partecipato al congresso a Roma, pochi mesi dopo nella sua città in Uganda è stato ucciso a casa a martellate. Questo, diciamo, è un po' quello che succede nel mondo. Vediamo, diciamo, l'altro versante, perché per fortuna non è tutto nero come la mezzanotte. In 70 stati del mondo vigono leggi che combattono le discriminazioni nei confronti della comunità LGBT. Questo qui è sicuramente un aspetto positivo. In 24 paesi ci sono forme di unione civile volontaria, in 22 nazioni c'è matrimonio egualitario. Anzi, i dati sono stati corretti proprio nella giornata di oggi, quindi siamo 23-23, perché la Germania è passata da una nazione che ha una forma di unione civile, se non ricordo male si chiamavano Union Partnerschaft, e adesso invece proprio oggi si è arrivati anche in Germania al matrimonio egualitario. Tutto questo per dirvi che cosa? Per dirvi che in giro per il mondo ci sono tante cose da fare. Si resta abiliti perché è chiaro, di fronte a questi dati, ovviamente una persona si chiede: ma io alla Lamezia Terme che cosa posso fare per gli irlandesi? Oppure che cosa posso fare per gli iraniani? Oppure per la comunità araba? Beh, si può fare molto, cioè noi dobbiamo spingere sui diritti civili nel nostro paese. Abbiamo necessità di spingere sui diritti civili di dei paesi che possono farlo in tempi ragionevolmente brevi, per fare in modo che nel mondo si diventi una cospicua maggioranza, che si mettono in minoranza quei paesi che discriminano le comunità LGBT. Questo è quello che possiamo fare, per cui una mano la possiamo dare a tutti, anzi io penso che noi abbiamo il dovere di impegnarci su questo. Perché vedete, il dato anche un po' più sconfortante deriva da una data significativa, il 17 maggio del 1990, ci sono passati 27 anni, il 17 maggio del 1990, non la bocciofila, rispetto per la bocciofila vicino a casa mia, non la bocciofila vicino a casa mia, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancella dal proprio manuale diagnostico l'omosessualità, quindi dice non è più considerato un disturbo, facendo insomma, un ragionamento, però consegna all'umanità, e quindi questa è la cosa bella, una definizione precisa di che cos'è l'omosessualità, e la racchiude in 5 parole. Vi chiedo adesso di prestare attenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 26 anni fa consegna al mondo la definizione di che cos'è l'omosessualità. Variante naturale del comportamento umano. Vedete, in queste parole il problema della discriminazione si dovrebbe essere risolto in 3 nanosecondi. Innanzitutto questa organizzazione non ha toccato l'aspetto sessuale, non ha scritto scritto naturale per il cultore del naturale, perché passatemi il termine, col naturale da più o meno 30 anni ci hanno fatto le scatole grosse così, ok? Non c'è il problema del naturale.
culturale, contro cultura, tutta questa roba qua. Però poi dopo non utilizza, cioè non fa l'accenno circoscrivendo alla sessualità umana il concetto di omosessualità, ma parla di comportamento umano, quindi qualcosa di molto più ampio, tant'è vero che noi dovremmo fare molta attenzione e dovremmo, al lessico, alle parole, dovremmo anche cercare di fare uno sforzo per cambiare anche il lessico. A me non piace molto la parola omosessualità, a me piace di più omoaffettività, che magari concettualmente è un po' diverso. Non possiamo circoscrivere l'omoaffettività alla sfera sessuale, perché è molto molto più complesso. Va bene, in Italia siamo arrivati alla legge sull'unione civile, è passato un anno. Vedete, la Repubblica il 7 maggio, quindi poco più di un mese fa, attraverso una brava giornalista, Liana Pennella, scrive un articolo, e l'incipit dell'articolo è questo: in 8 mesi 2.801 unioni civili in tutta Italia, non c'è che dire, decisamente un flop che non può sorprendere visto la battaglia durissima e lo scontro politico per arrivare alla legge. Vedete, mi dispiace un po' di Liana Pennella perché è una brava giornalista, però in questo caso penso che sia stata alquanto superficiale. Io faccio questa osservazione: 2.800 unioni civili? Beh, hanno coinvolto 5.600 persone, hanno coinvolto 5.600 famiglie, a parte che a me non mi sembra poco. Comunque, il ragionamento di un tal Fortino è dire: beh, vedete, però i matrimoni tradizionali nel 2015 sono stati 200.000 e le unioni civili soltanto 802, è un po' un ragionamento rozzo, cioè farlo veramente un tanto al chilo mi sembra ingeneroso. Anzi, secondo me, la Repubblica ha perso un'opportunità. Ha perso l'opportunità di analizzare perché c'è stato quello scontro politico così duro e che è durato un anno e del quale la comunità, io personalmente, diciamo, ringrazio la politica per averci dato quest'anno di dibattito intenso e anche molto forte, perché vedete, in Italia in 2 anni è cambiato quasi tutto. Io lo vivo sulla mia pelle. Allora, un mese fa col mio compagno, che potete facilmente identificare, quello che sta dietro la telecamera, abbiamo celebrato anche noi la nostra unione civile. Cioè, noi abbiamo ricevuto, poi la cosa è finita un po', diciamo, un certo eco mediatico, perché ancora in Calabria sono pochissime le unioni civili che si sono celebrate, allora ci sono stati alcuni giornali che si sono interessati, ci hanno intervistato. Abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Quello che ho notato è che non è che ci sono stati pochissimi quelli che ci hanno fatto le congratulazioni per la nostra unione civile. Complimenti, vi siete uniti, congratulazioni. L'hanno chiamato tutto matrimonio. Questo, vabbè, potremmo fare poi un ragionamento sul significato della parola matrimonio, ma mi interessa, come dire, cioè questo termine di uso comune per rappresentare l'unione fra due persone, generalmente eterosessuali, maggioranza eterosessuali. Adesso, attraverso la legge sulle unioni civili, cioè le persone comuni non la chiamano più, non la chiamano unione civile, cioè hanno fatto proprio il passaggio. Questo che sta a significare è che la politica è rimasta indietro perché ha voluto fare una legge monca di una parte importante, che è quella sulla filiazione. Tant'è vero che la Germania oggi arriva al matrimonio egualitario perché ha detto: ma perché negare i diritti di filiazione, per cui la stepchild adoption, la possibilità per il partner di poter adottare il figlio biologico dell'altra parte, l'adozione, la gestazione per altri. Cioè, queste cose nel paese sono già in maggioranza. La gestazione per altri, quello che viene chiamato in modo volgare utero in affitto,
ancora non ha una maggioranza di consenso tra gli italiani, ma c'è quasi, se parliamo di adozioni, c'è una robusta maggioranza, se parliamo di stepchild adoption, c'è una schiacciante maggioranza. E la politica che è rimasta indietro rispetto a quello che è la maturità del paese. E io ho notato anche un'altra cosa, se guardo ad esempio anche soltanto a 5 anni fa, quindi non vado ad un ventennio, a tantissimi anni fa, io mi confrontavo tutti i giorni con manifestazioni piccole e grandi di omofobia, cioè non lo so, banalmente per prendere un caffè a bar, e quello che ti sta di fianco avverte la necessità, se vede qualcosa sul televisore o non lo so, parlare qualcuno con un abbigliamento dal codice che è imposto non si sa chi, non conforme alla battuta da bar. Io queste manifestazioni per fortuna sono sempre di meno e questo mi fa molto piacere, questo dà la dimostrazione che le persone non solo sono più accorte, cioè ci si pone il problema, magari uno poi dopo le persone omosessuali gli scrive lo stesso, no? Però perlomeno si ha la decenza di stare zitti. C'è qualcosa di più però che è cambiato. Quello che è cambiato è che noi siamo passati dalla cultura della tolleranza, che è una cultura che ha dominato per tantissimi decenni in Italia, ad un inizio ci siamo incamminati verso la cultura del rispetto, che è un concetto diverso. Noi nel nostro paese abbiamo subito la cultura della discriminazione, il fascismo e i decenni che si sono susseguiti. La cultura della tolleranza ha dominato per tanti decenni, no? Il concetto di si fa o non si dice, purché stia a 30 cm da me, va bene tutto, ok? Però il tollerare, voglio dire, per quanto possa avere degli aspetti positivi, non è proprio un sentimento positivo, ha molti risvolti negativi, ok? Cioè basta che non ti dai fastidio a me, basta che non ti fai vedere. La cultura del rispetto invece è una cosa completamente diversa. Io voglio ringraziare veramente Paolo Valerio perché me lo ha contato e diciamo, lo ha fatto lui, quindi non ci ritornerò. A me sta molto a cuore il dibattito sulle persone transgender e sulle persone intersex, perché il fronte dei diritti non è omogeneo e ancora stiamo quasi a zero sul fronte transgender e stiamo completamente a zero sul fronte intersex, perché ancora oggi ci sono le mutilazioni genitali dei bambini che vengono fatti a discrezione dei medici. Vedete che accadono delle cose drammatiche, perché quando diciamo questi interventi che vengono fatti, il del medico che stabilisce su un bambino che ha alcune volte anche pochi mesi di vita e stabilisce lui se deve essere maschio o femmina, ci succedono dei disastri incredibili, perché è come giocare all'otto, dopo la vado la spacca e alcune volte la spacca. E poi rendetevi conto che ci sono persone che poi si ritrovano in delle condizioni con dei problemi e saranno segnati per tutta la vita. Quindi anche su questo c'è da intervenire. Aboliamo le mutilazioni genitali delle persone intersex. Vedete che non sono poche, non ci sono stime ufficiali proprio col bollino scientifico, ma parliamo dell'1,72% della popolazione. Non è poco, non è assolutamente. E gli ultimi 3 minuti, spero di diciamo, strapparmi un sorriso alla fine, perché volevo raccontarvi un aneddoto, anche se non è legato parlare, voglio dire, di una persona che in questo momento non è qui, però con scarsa, io alcune volte ho delle cadute di scarsa eleganza, quindi mi perdonerete, ma nel senso. Mi sono trovato, per dirvi un po' come funzionano le cose, alcune sorprese. Qualche anno fa, molto tempo fa, penso mi pare 3 anni fa, a Paola, presso il circolo delle Acli, hanno organizzato un dibattito, però con un monorelatore. E c'era il vicepresidente dei giuristi cattolici italiani, il nostro contemporaneo calabrese di Crotone, Giancarlo Cerrelli, che poi ci seguirà da web e ha convinto per un saluto, il quale lui conduce una battaglia contro le unioni civili, contro i diritti della comunità LGBT, qual è il mio tesi molto originale. Più o meno
450 slide e la sintesi stretta di due ore e mezza di discussione è: sapete cosa succede? L'uomo sessualità è una cosa che è stata indotta dal demonio. Perché? Che cosa si è inventato? Si è inventato questo cattivo personaggio? Si è inventato che nella lotta eterna fra bene e male, chi ne fa le spese è il creato, per cui dovremmo essere noi. E quindi cosa si è inventato questo demonio? Di indurre l'umanità ad essere tutti omosessuali in modo che prima o poi si estingue, e quindi dice una tesi molto originale. Parliamo di un signore che ha studiato, cioè non è il primo venuto, perché ha un ruolo, vicepresidente emerito dei giuristi cattolici italiani. Allora io mi sono trovato a questo dibattito qui, ad un certo punto ho detto, cioè mi giravano veramente, se c'è la possibilità di intervenire alla fine a margine qualche cosa farò, e mi ero intrufolato proprio con la telecamera un po' anche in quel modo un po' elegante, perché ero curioso, non ero fra gli invitati, con lo scuso di registrare mi ero intrufolato, quindi io devo intervenire. Allora poi a margine, quando lui ha finito tutta questa cosa qua, mi ho detto, no, se c'è tu altro. Se lei la racconta in sintesi, è quello che vi ho appena raccontato, non ti crede nemmeno paperino, c'è una cosa che tu gliela racconti, non ti crede nemmeno. Partendo da questo presupposto, secondo me, considerando il tuo sito internet, dove tu fai una battaglia da anni contro i diritti civili delle persone LGBTI, secondo me tu sei un omofobo interiorizzato, fatti vedere da uno specialista, perché uno spicchio di felicità su questa faccia di terra c'è anche per te. Però, poi però è successo il fattaccio, perdo le staffe e chiudo il mio intervento sbattendo fragorosamente il microfono sul tavolo proprio davanti a lui, che è un gesto del quale un po' mi vergogno, ma dal quale non sono riuscito a pentirmi. Perché? Finisce il convegno, batto questo microfono, non si è rotto, quindi non ho creato danni, non ho dovuto ripagare. Dopo questa cosa qui cala giustamente il giro glaciale per qualche secondo. Il dibattito finisce, si sciolgono le righe e quindi i soliti capannelli che avvicinano delle persone per dirmi ciao, ma chi sei, come ti chiami, eccetera, eccetera. E poi piano piano mi si avvicina il presidente merito di quel circolo delle Angeli, che io sapevo che lo era, un signore novantenne, e ormai sono morto, perché questo ha diretto questo circolo per 20 anni. Io sono andato là, gli ho sbattuto il microfono, cioè lui era fra il pubblico, però un presidente era lui, no? Mi ero detto che quanto spasso il capo di cenere, io mi scuserò, offrirò offrirò dei soldi, un contributo, farò delle scuse scritte. E questo mi si avvicina piano a me e dice, senti, ma come ti chiami? Poi non lo dico in dialetto, tanto che più o meno ci chiamiamo tutti. Tu non hai esalato il microfono. E io ero già pronto per risarcimento, cioè qualsiasi cosa. Mi tira dalla giacca proprio per abbassarmi, perché mi voleva dire qualcosa all'orecchio, e mi dice, oh ma un microfono a chiuma ce l'ha di africana a casa. Ci vedevo con il mito un po' sorriso, perché non ce la possiamo, insomma, buttare sempre addosso, poi accadono queste cose, sono simpatiche, grazie davvero per la. Quello che è
dare una mano. E mi rifaccio un attimo alle cose che aveva detto la... Perdonate che mi sono scritto tutto, no? La professoressa Laura Corradi, dove parlava di identità, comportamento e desiderio. Io sono nato con un ragazzo come tutti gli altri, e fino all'età di 23 anni mi definivo eterosessuale. Però, come identità e comportamento, però il desiderio era di stare con me. E quindi ero un po' confuso, ho avuto tante ragazze, forse perché venendo da un paese piccolo, con un paese di provincia, la paura di farsi vedere oppure di dichiararsi. Tutto qua. Poi all'età di 23 anni mi ricordo la famosa frase della mia ex fidanzata che mi disse: il prossimo non ci sposiamo. Allora lì ho fatto qua. Un attimino mi è venuto in corpo. E tra me e me le parole che mi sono dette, proprio non dico per come l'ho pensata, perché non mi sai una figlia di mamma quando io mi soffro nel cuore. Da quel momento praticamente ho preso in mano la mia vita, mi sono aperto completamente con tutti. Piano piano mi sono aperto anche con le famiglie, soprattutto in Italia, e vivo tranquillamente. Ora ho un compagno fantastico, se mi conosce. Dopo tante varie storie, ho avuto problemi anche in Turchia, sono stato classificato, etichettato in tutti i modi possibili e immaginabili. Forse io una carazza molto forte, quindi tante cose mi faccio scivolare, tante cose sono discorso. Questo però mi aiuta a farmi crescere più forte, e quindi dare questo mio crescere così forte, quindi costruire questa carazza, mi dà la possibilità di aiutare tanti ragazzi che ci contattano in questo periodo, tipo le Luisa, che comunque fa parte anche del CDE come me. Ci contattano tanti ragazzi per dire: ma sono stato preso da quello, mi è successo quello, mi è successo quell'altro. Io dico sempre: non rispondete con la violenza. Dovete essere intelligenti, dovete rispondere con le parole, perché la parola fa più male di qualsiasi altro schiavo. Virgolette, io alzo le mani con me, sono fatto io un carattere molto particolare, qualcuno mi conosce. Però con l'esperienza ho detto: no. Cercate di gestire la cosa fino a dove è possibile. Io ho voluto fare una piccola parentesi della mia esperienza, perché anche con i miei genitori non è stato facile. Però la cosa bella che ha detto mamma, che non voglio scattare l'acqua, quando ha scoperto la mia omosessualità, ha detto: i figli non sono dei genitori, vengono messi al mondo e quello è la loro strada, che siano con un uomo, che siano con una donna. L'importante è che siano bene di salute e che siano felici. Quando mia mamma mi disse questa cosa, io ho avuto praticamente 10 minuti di mancamento, non avevo l'aria per respirare, ed è stata la cosa più bella. Poche cose sono molto difficili, perché è un professore che mi ha costato. Mio padre lo ha capito con il mio attuale compagno. L'ho capito con il mio attuale compagno, che è una persona che mi aiuta tantissimo, quindi pensavo fosse la persona più di casa che avrebbe avuto delle reazioni particolari come mio fratello, invece le reazioni sono state veramente fantastiche. Ora vivo una situazione bellissima, parlo dei miei suoceri, lui viene a casa mia, siamo tranquilli. E questo mi fa felice, quindi dico: se io ho avuto la forza di arrivare a questo punto, perché non trasmettere ad un altro ragazzo che mi contatta e mi dice: sono stupicchiato? Oppure mi ha incontrato un ragazzo che tutto come lui, che cammina, diciamo, dalla mia spalla destra, che è stato cacciato di casa perché è omosessuale, perché sì, voleva mettere uno smalto nelle unghie, perché si voleva mettere dei pantaloni particolari, aveva una situazione particolare, molto, molto particolare. Abbiamo incontrato, ovviamente noi abbiamo dato dei consigli, affinché i genitori possano avere, accettare che loro prendono la cosa, perché anche io devo in fase del trascorso. E tutto devo dire: guarda, devi fare i passi piano piano, perché comunque, perché uno dovrebbe dire, alla fine la
sono andato così, non devo giustificarmi con questo per tutto quanto, però anche non c'è un libro, c'è una famiglia, quindi non dobbiamo accettare. E questo qui, quindi diciamo che il lavoro che stiamo facendo con Maria Luisa in questo periodo e con tutti i comitati è questo. La mia esperienza è questa. Poi, bellissime esperienze che ho avuto con Marco, con il ragazzo scandalese, che è una cosa bellissima, siamo sommandati di ragazzi che stanno in un certo periodo della Mercia, e continuare su questo. Io non vorrei aggiungere tanto, perché comunque il professor Valero, la professoressa, Marco ha detto di tutto di più. Io direi solamente che noi, in questo caso come Movimento 5 Stelle, dobbiamo avere le forze affinché ognuno possa essere libero di essere ciò che vuole, indifferentemente da di sex, di trans, o etero, o di più sigla, più che possa aggiungere, perché è potrà essere la mia. L'importanza è essere sempre se stessi, vivere la vita con serenità nella vita. Non una contro. Avvocato giamaicano impegnato alla lotta e nel rispetto dei diritti delle persone sieropositive. Poi andiamo avanti. Trovate qui qualcuno che a voi vi è familiare, sicuramente contestualizziamo di che cosa andiamo a parlare. Unioni civili, vai. Le unioni civili e le convenzioni di fatto vengono introdotte con la legge 76-2016. È doverosa una considerazione iniziale che prende questi punti. Innanzitutto è la riforma più radicale dal 75, perché traduce in norma l'esperienza della diversità di essere e fare famiglia. Secondariamente determina una rottura del secolare monopolio giuridico del matrimonio, anche per comunque preservarne la sua centralità. E infine accoglie due realtà, diciamo sostanzialmente e tendenzialmente ignorate in Italia, quella dell'omosessualità e delle convenzioni di fatto. Vai Marco. Ma tutto questo lo dobbiamo contestualizzare in un panorama globale che già qualche accenno Marco Valenti ha fatto. Innanzitutto è stato scartato dalla prospettiva di tutela delle persone omosessuali italiane il modello del matrimonio egualitario che risulta dominante nel panorama globale. Io ho fatto due gruppi, un gruppo dove il matrimonio egualitario l'abbiamo in 14 paesi europei e 9 extraeuropei, un secondo gruppo dove i paesi hanno deciso forme alternative che siano unioni civili o delle partnership registrate. E in questo quadro, cari miei, ovviamente siccome arriviamo sempre per ultimi, l'Italia è il 20° paese a introdurre una disciplina delle unioni omosessuali, rientrando quindi nel secondo gruppo. Per noi di Rete Lanford, l'esclusione del matrimonio egualitario è operata dal potere legislativo, non è altro che per noi il segno della mancanza di volontà che si nasconde dietro i sussistenti vincoli che sono presenti secondo loro all'articolo 20 della Costituzione, che dicito è quello per cui la Repubblica riconosce famiglia, società naturale fondata sul matrimonio. Vai. E come anche qui accennato, oggi abbiamo avuto l'approvazione alla Camera tedesca del matrimonio omosessuale con 393 favorevoli contro 226, e sono stati così incapaci perché hanno soltanto dovuto cambiare un articolo del codice civile. Il matrimonio è contratto fra due persone di diverso o medesimo sesso a vita. La Germania arriva dopo 16 anni ad ottenere il matrimonio egualitario con le unioni civili. Ora, questo è il panorama, e chiederei che voi attenzionate bene lo spazio
sfondo, il colore dello sfondo e i due gruppi, perché servirà per la prossima immagine. Comunque vedrete ovviamente la disparità numerica che c'è, e difatti il colore che avete visto maggioritario e prima minoritario si circoscrive sicuramente in modo molto più sostanziale rispetto a quello più chiaro presente con l'unione civile o partnership registrate. Ma stiamo parlando di un'evoluzione del concetto di famiglia che sostanzialmente in Italia abbiamo avuto per la prima volta con una sentenza della Corte Costituzionale nel 2010 e nasce da un contenzioso che si chiama tecnicamente Strategic Litigation e si sviluppa dall'idea di un gruppo di avvocati, noi, insieme a certi diritti, e si sostanzia in una campagna giudiziaria che prende il nome di affermazione civile e appare pressoché unico, come vedremo, per i suoi esiti giurisprudenziali, visto l'atteggiamento attendista del paese fino all'anno scorso. Inoltre la prima sentenza che tratta in modo strutturato delle persone omosessuali e dei loro diritti. Infine centrale in questa pronuncia un concetto fondamentale, la sua dignità costituzionale dell'unione civile all'articolo 2 della Costituzione, e vi ho riportato una frase importante di questa con cui viene motivato, che il vivere liberamente la loro condizione di coppia e ottenere un riconoscimento che sia mediante una disciplina che regola rapporti e diritti della coppia. Qual è la tecnica legislativa e quali sono le considerazioni di ordine sistematico su questa legge? Innanzitutto dobbiamo fare mente locale e ricordare che il nostro stesso legislatore, cioè il nostro potere legislativo, ha dichiarato di ispirarsi al modello tedesco, che infatti da alcune prende il codice genetico, il suo modello, che, permettetemi, ha sicuramente un termine più meno burocratico e più di comunanza di vita, chiamato partenariato di vita. La Germania colloca la riunione civile nel 2001 nel codice civile tedesco, cioè questo fa comprendere come viene non tollerato, ma accettato, inserito, modificato perché comprensivo. Noi ovviamente, perché l'esperienza degli altri, noi la disattendiamo, facciamo sempre la testa nostra, dal 2001 comunque il legislatore tedesco è stato capace di rimuovere quelle originarie disparità con il matrimonio eterosessuale, che infatti la Corte di Giustizia europea aveva dichiarato discriminatorie e illegittime. Vai Marco. In Italia la collocazione l'abbiamo al di fuori del codice civile perché la crea come una legge speciale, e questa scelta per noi ovviamente non condivisa ma usuale per il legislatore. Faccio notare per esempio che quando si trattò di approvare il divorzio, anche qui lo fece con una disciplina separata, come se ogni volta dobbiamo, per introdurre un nuovo istituto di diritto familiare, per garantire i diritti alle persone, ne dobbiamo pagare la sua specialità rispetto al diritto tradizionale. Inoltre, il testo confluisce in un unico articolo con 69 commi, che anche il più eccezionale giurista comunque gliene renderebbe difficile sia lettura e, permettetemi, ma da tecnico vi dico che il carattere frammentario confuso è a tratti nazionale, e evocativo è ma assolutamente il primo comma con cui viene istituito l'unione civile, cioè questa espressione che sembra segnalare la distanza rispetto a quello che è appunto riconoscere l'articolo 29 della Costituzione come forma matrimonio, come se il potere legislativo è lui che lo crea rispetto a un modello come quello tedesco, dove il partenariato di vita nell'esperienza sociale fa assolutamente comprendere bene la comunanza di vita. Vai. E quindi abbiamo che una legge delle unioni civili, che la presente legge, l'unione civile tra persone dello stesso sesso è la formazione sociale ai sensi dell'articolo 2. Ora, questa definizione di formazione sociale, anche qui sembra volta implicitamente escludere nella sua natura familiare, ma vedremo, questo è stato un tentativo assai vano secondo noi, perché per un verso comunque nozioni di famiglia e formazione sociale non si escludono, perché la famiglia è una formazione sociale essa stessa all'interno contemplata nell'articolo 2 della Costituzione. Vai. E c'è un altro dato vivo, non permettetemi, rispetto a una vecchia impostazione costituzionale per cui sarebbe famiglia solo quella fondata sul matrimonio,
La riforma del 2012 in materia di filiazione, che sostanzialmente è quella che ha equiparato i figli legittimi e i figli naturali sul piano legale, quindi che ne ha realizzato l'assunto per cui la famiglia non si genera più attraverso l'atto celebrativo del matrimonio, perché la famiglia è una specie di un più ampio genus, di un più ampio genere di formazione sociale, right? E io vi ho riportato alcuni indici di natura familiare, non tutti, ma i più eclatanti, che vi fanno comprendere questo. Intanto incide sullo stato civile della persona, cioè poi anagraficamente il vostro stato cambia. Inoltre esistono gli stessi impedimenti alla sua costituzione, che sono anche il matrimonio, cioè il fatto che non dobbiate essere vincolati da rapporti di parentela, nessun altro vincolo precedente contestuale di matrimonio o altra unione civile, e permettetemi anche qui. Il richiamo non avrebbe senso se non fosse perché l'istituto dell'unione civile è e si fonda su relazioni a base sessuale, familiare e affettiva. E difatti al comma 12 viene evidenziato questo passo, perché dice le parti concordano tra loro l'indirizzo di vita familiare. Vi faccio notare però una cosa: nell'ambito di questi impedimenti tipici del matrimonio riportati per l'unione civile manca quello dell'affinità. Ora, cos'è l'affinità? Sostanzialmente l'affinità è quel rapporto e vincolo che si crea quando nel matrimonio il coniuge diventa parente dei parenti dell'altro coniuge e vai avanti. Quindi forse a qualcuno farà piacere pensare di non avere in futuro una suocera, quindi sostanzialmente Marco non ha legalmente come suocera la madre di Riccardo. Ma vai avanti. Quali sono quindi le conseguenze e i dubbi di legittimità costituzionale su questa legge? Innanzitutto, escludendo gli affini dalla possibilità prevista nel codice civile di quelle individuarle come quelle persone che nel matrimonio esistono, come persone obbligate a prestare gli alimenti e di perdere persone che per prepararsi allo stato di bisogno. Ancora, nell'impresa familiare, l'impresa familiare è prevista nel codice civile come nel matrimonio, ma escludendo gli affini, cosa vorrebbe dire? Che qui non possono partecipare agli utili, prestano lavoro subordinato ma non possono comunque avere le tutele tipiche dell'ambito dell'impresa familiare. E anche in materia penalistica vi sono delle particolarità per cui normalmente la qualifica e la posizione giuridica all'interno della famiglia crea la possibilità o meno di agire in un certo modo. Per esempio, se io fossi la fine, potrei avere la facoltà di astenermi dal deporre in tribunale come test, ma in questo caso nell'unione civile non è possibile, come non sarebbe possibile rientrare per gli affini in quei soggetti che sono quelli tipici che possono chiedere il processo, la revisione del processo. Un altro dato che è assolutamente illegittimamente incostituzionale: voi dovete sapere che nell'unione civile è stato previsto che in caso di rettifica di sesso di uno dei coniugi all'interno del matrimonio, se permane la volontà di restare comunque insieme, il matrimonio si converte in unione civile. Ciò, in modo diametralmente opposto, fa sciogliere il vincolo. Già questo mi sembra abbastanza evidente, vai. Ma c'è un comma che è stato inserito, che è il comma 20, la cosiddetta clausola generale di equivalenza. Perché si chiama così? Perché è stata inserita con l'idea che per assicurare i diritti e l'adempimento degli obblighi, tutte le volte che noi troviamo parole come coniuge o termini equivalenti nelle leggi, si possono applicare, si debbono applicare anche per l'unione civile, tranne quanto previsto in materia di deduzione. Vai avanti. Quindi questa clausola, perché esiste? Affonda le sue radici nella necessità di assicurare un regime giuridico equivalente, ma è così. Un'analisi delle differenze, perché io voglio che capiate tecnicamente che non è sovrapponibile matrimonio e unione civile, e non me lo potete, non voglio più sentire, non vogliamo più sentire dire che eventualmente si possa dire che l'unione civile è un matrimonio con diverso nome. Perché? Il matrimonio si celebra, l'unione civile si costituisce anche qui, in termini che veramente sembra andare a fare la contrattualistica. Abbiamo un cognome comune, un regime completamente diverso da quello del matrimonio. Nel matrimonio ci sono le promesse che mancano le pubblicazioni, manca l'affinità, la promessa, ma manca l'obbligo di fedeltà.
ragazzi, il matrimonio si fonda con il suo verbo centrale sui problemi di fedeltà, anche in tribunale, sono le motivazioni ad oggi per le quali i vincoli matrimoniali si sciolgono. Come se un retaggio ancora per la promiscuità dei rapporti omosessuali debba definirne, determinarne l'impossibilità a essere fedeli. Abbiamo la separazione e il divorzio del matrimonio, abbiamo soltanto il divorzio nel mondo civile, perché voglio dire, insomma, gli omosessuali, prima si torna nel pensiero o si passano ad altro. Abbiamo nel matrimonio la possibilità di contrarre matrimonio per i minori di età di 16 anni. Voi dovete sapere che quando un ragazzo dice di 16 anni, ritenuto dal tribunale maturo, a livello di maturità, è per gravi motivi presenti, normalmente questo era stato creato in passato per i matrimoni riparatori, no? Quindi nel caso in cui ci fosse questa ragazza, è stato di gravidanza. E quindi, pensando bene che questo non si poteva verificare, l'hanno escluso. Ora io dico, questi gravi motivi volontari del tribunale, oggi nell'ambito del 2015 non si sarebbero potuti inserire, pensando ai casi in cui ci sono ragazzi in cui nelle loro famiglie non possono emanciparsi, non possono autodeterminarsi, vengono sbattuti fuori di casa. Abbiamo la possibilità nel matrimonio di adottare il figlio del coniuge. Abbiamo l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Abbiamo l'unica parte che è coincidente e sovrapponibile, sono quelli tipici, quei diritti tipici patrimoniali contrattualistici, cioè i diritti successori, identici nell'unione civile, perché certo, voglio dire, questo carattere contrattualistico glielo dobbiamo dare, come se fosse una legge finanziaria. Diritto d'abitazione del coniuge, superstite, l'abbiamo anche nell'unione civile, e così anche l'assegno divorzile e le norme sull'impresa, con la differenza degli affini come abbiamo visto, vai. Ovviamente il caso più scottante, le famiglie omogenitoriali, vai. L'esperienza omogenitoriale tra teorie e prassi. Intanto, ovviamente, sappiamo che questa è la questione più controversa e più complessa anche tuttora. La legge sull'adozione in Italia, sia nazionale che internazionale, è prevista solo ed esclusivamente per coppie coniugate da almeno 3 anni. Con la luna civile, voi sapete perfettamente che è stata esclusa del tutto la possibilità di anche solo contemplare i figli all'interno dell'unione civile e quindi che il rapporto si esaurisca tra le parti. Abbiamo escluso quindi la possibilità dell'adozione congiunta e coparentale, la cosiddetta stepchild adoption, vai Marco. Ma mi preme sottolineare un fatto. Voi dovete comprendere, perché a volte si fa un po' confusione, si pensa di avere capito, ma non è vero. E il progetto genitoriale delle coppie omosessuali non avviene così per caso, sono dei momenti che mettono alla prova anche la stessa coppia. E come la coppia eterosessuale che tenta di avere figli non ce l'ha, cioè è la voglia di creare famiglie, di essere famiglie esattamente come gli altri, perché il diritto è quello di non essere discriminati, anche in questo caso, dove un bambino è destinato a crescere e nascere. Quindi il problema giuridico qual è? Consolidare quel rapporto che già esiste, in via di fatto esiste, perché questi bambini ci stanno, sono nati. E quindi esistono rapporti già legali, che però legalmente vengono assolutamente disattesi, discriminati, c'è una carenza di diritto che ora vedremo con la giurisprudenza, con le sentenze sia dei tribunali che della Cassazione, vengono superati per un aspetto solo: il preminente interesse del minore, che costituisce la bussola delle corti rispetto ai minori. Vai. Cos'era la stepchild? Cioè, l'aveva accennato Marco prima, sostanzialmente permette al coniuge di adottare il figlio biologico o adottivo dell'altro, questo nel caso del matrimonio, quindi avrebbe previsto la possibilità di avere questi bambini, di avere certezza giuridica e stabilità con il genitore sociale, quindi il non biologico. Anche qui stiamo attenti, non è che questo avrebbe determinato una legittimità totale, perché vi faccio notare che la stepchild rispetto all'adozione, quella classica, legittima, ha effetti diversi, perché nell'adozione piena noi abbiamo che la relazione giuridica si instaura sia tra l'adottante, tra l'adottato e la famiglia dell'adottante. Nella stepchild adoption i rapporti giuridici si instaurano soltanto tra l'adottato e l'adottante, ciò significa che quando il genitore sociale viene a mancare, anche dopo stepchild, questi nonni non possono rivendicare nessun diritto. Questi zii non possono rivendicare nessun diritto.
solo tradotto e adottato, vai. Ma meno male che arriviamo sempre prima con le aspettanze e le rimostranze della gente, perché la società, come infatti diceva Marco, è molto più pronta di quanto è più pronto alle volte, spesso e volentieri, il Parlamento. La Cassazione, già nel 2013, aveva fissato un punto fondamentale. Le coppie gay e le lesbiche hanno la possibilità di allevare dei figli perché non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostra che questa condizione è di pregiudizio. Quindi, sostanzialmente, è un principio di non discriminazione in base all'orientamento. E difatti da qua partiamo con tutta una serie di sentenze sia di tribunali di merito che di Cassazione, dove nel 2013 sempre viene affidato temporaneamente al bambino di 3 anni a una coppia omosessuale maschile, orientamento che è stato confermato anche dal Tribunale di Palermo nello stesso anno. Il primo caso di stepchild, però, l'abbiamo al Tribunale dei Minori di Roma nel 2014, una coppia di donne sposate in Spagna avevano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita e quindi la madre sociale aveva adottato, aveva fatto richiesta di adozione di stepchild della bambina che viene attribuito. Così andiamo avanti e difatti nella Corte d'Appello di Roma nel 2015 anche qui viene confermata una stepchild che fissa un importantissimo principio: non si tratta di affiancare una seconda figura materna o di creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione sussistente già consolidata nella vita del minore e valutare l'utilità di riconoscerla come bigenitorialità, visto che non è consentito dalla legge. Continuiamo, 2015, abbiamo la prima volta in cui viene stabilito a 2 compagni omosessuali, ma il 2016 è fondamentale. Nel 2016 viene definita la prima adozione del padre sociale di un bambino nato con GPA, che accennava Marco, imparato tecnicamente e ripetetelo a chi ignorantemente dice maternità surrogata o altri termini che hanno avuto in affitto che proprio non si possono sentire. Gestazione per altri. In Canada, in modo assolutamente legale e gratuito, andate a informare prima di fare giudizi, non a voi naturalmente, ma alle persone che conoscete ovviamente. E quindi per la prima volta in Italia abbiamo la bigenitorialità di 2 padri. Corte d'Appello di Milano, vai avanti Marco, Corte d'Appello di Roma, Corte Cassazione 2016 e 2017, di poco tempo fa. Tutte queste sentenze che io vi ho cercato di elencare, anche se di questi processi che Rete Lanford porta nei tribunali affinché si possa addivenire a capire qual è l'orientamento, qual è la vera interpretazione dell'evoluzione della famiglia e del prendere atto di diritti carenti all'interno delle unioni civili, soprattutto in riferimento ai bambini, in riferimento alla coppia. Vai Marco. Quali sono le riflessioni conclusive da fare? Un fatto incontrovertibile, che questi orientamenti delle corti sono in linea con il concetto di carta, della carta di Nizza, perché si fonda su condanne basate sull'orientamento sessuale e sul sesso e prendono atto di un'evoluzione della nozione di famiglia che è imposta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che noi siamo obbligati ad osservare in quanto facenti parte ormai di un panorama globale e internazionale. E mi preme ricordare un'altra cosa: l'esaltazione del valore della persona umana, della sua dignità, della sua libertà e della sua uguaglianza nella sfera dei diritti, del linguaggio dei diritti, deve contenere un'aspirazione alla universalità. Sono apartitici diritti, imparatelo. Non c'è partito che tenga, è giusto che sia lì in qualsiasi modo e con chiunque, basta che li otteniamo. Quindi l'obiettivo, per noi di Rete Lanford e soprattutto per il movimento LGBT italiano, è quello di perseguirli attraverso il matrimonio egualitario, combattere affinché questo venga accettato in seguito. È una lotta continua all'omofobia e alla transfobia punita dalla legge, cosa che infatti la Lanford ha fatto depositando disegni di legge basati sia sull'approvazione del matrimonio egualitario che una condanna da un punto di vista penalistico della legge dell'omotransfobia. Vai avanti. E io con questo vi lascio, spero che di non essere stato un po' troppo pesante, ma di avervi lasciato sicuramente qualcosa su cui riflettere. Grazie.
Grazie Don Augusto. E adesso vorrei mostrarvi, prima di passare la parola al pubblico, vi vorrei mostrare una cosa. Noi come MITAP, poi come Movimento 5 Stelle Lanza Sederne nel 2015, quando ci siamo presentati, abbiamo presentato il nostro programma elettorale. Adesso vi faccio leggere. Nel 2015, cioè un anno prima della legge Cirinna, cosa prevedevamo noi? Come potete ben vedere, questo è il programma elettorale. Vi prego di soffermarvi sul punto 4. Abbiamo distribuito dei volantini dove presento sia le proposte che abbiamo presentato in campagna elettorale, che sia un comunicato stampa che è uscito sull'Unione Civile di Marco e di Riccardo. Adesso passerei la parola al pubblico. C'è qualche intervento? Sono io, sono il vicepresidente della FIS Calabria, però ci sono chiesto strettamente personale che mi sento molto legato ai temi che nel GPT. Perché anch'io ultimamente ho tempi sulla sessualità. Non sono omosessuale, però a un momento nella mia vita potrei lavorare anche pure nel ruolo, con una nota non capirebbe niente da me. Quindi sto avendo questa situazione. In più, da 5 anni non ho la disabilità, no? A causa della mia disabilità. Quindi tra poco, a breve, Giovanni farò il grosso commento della vecchia su disabilità e sessualità, che però, infatti, è la mia esigenza, che adesso sarebbe quella di trovare un resto. Infatti ci sto pensando seriamente a fare questo, perché non posso aspettare ogni situazione italiana da te. Io, un'altra cosa che voglio dire è che sono qui, ma non sono 5 Stelle, anzi, ho idee politiche che le leggermente opposte, che non condividono le scelte ultime del movimento, che però sono molto aperto a tutte le politiche, che vorrei chiedere ai amici 5 Stelle di fare opposizione insieme a me, perché ce n'è bisogno. Io, per farvi capire che persona sono, ho invitato Flight di domani, sia il sindaco di Lamezia che l'assessore storico del lavoro, che molti conoscono per essere una sentinella in piedi. Sì, molta volta. Che quindi sono questo sono io. Quindi vi lascio, vi ringrazio, è stato molto interessante. Vanno pretesi perché il diritto alla sessualità
disabilità, che poi tante altre situazioni, è stato più richiamato dal professore Paolo Valerio pure prima, parlando della battaglia di Via Covre, ma di tanti altri. Ad esempio c'è anche Nunzia Coppede, che ha scritto un bellissimo libro, che fa parte, che è la presidente di Fish Calabria, e da anni che si battono per riconoscere, diciamo, un diritto. Quindi io questo voglio dire, dobbiamo fare rete, tutti insieme. Cioè non ci dobbiamo racchiudere il Pride un solo giorno, noi dobbiamo fare il Pride tutto l'anno, dobbiamo essere tutto l'anno vigili, tutto l'anno scendere in piazza, dobbiamo essere noi vicino a loro e loro vicino a noi, perché se ognuno di noi rimane nella propria stanza non arriveremo da nessuna parte. Invece se siamo insieme, se uniti, gay, etero, lesbiche, persone diversamente abili, tutti possiamo vincere le nostre battaglie, perché sono battaglie di diritto e di laicità. Grazie. Quello non è un limite,
ringrazio l'apertura, perché la famiglia naturale è uno stato laico, non è un'autorità intesa, come dire un'intesa della religione, ma è un'autorità intesa come quello che avevi detto tu. La parola naturale è tutto, e quindi non è un limite, anzi è un'apertura ad arrivare a un matrimonio qualitario. E quindi questa è la speranza che mi avete dato oggi, che si possa arrivare a un matrimonio qualitario nel più breve possibile. Dagli studi tecnici o sociologici che avete fatto, è concreta? Oppure secondo voi anche il movimento dovrà superare senza che dice per poterci arrivare a farlo capire anche agli altri politici? Parlando da politico, logicamente ho dovuto andare dai ministri che abbassano un po' il discorso rispetto a quello che avete fatto voi, e me ne dispiace, grazie. A chi dovrà che parla per più? Parlo non come Nora, ma veramente in rappresentanza di un'associazione che porta avanti dall'altro
Sì, tecnicamente si può fare, anche se devo dirti la verità, questa deduzione di limiti, come ti ho fatto vedere nell'analisi delle differenze, fa sì che venga messa la parte valoriale dell'unione. Cioè, voglio dire, è chiaro che nel momento in cui tu non mi prevedi il doppio di fedeltà, non mi prevedi neanche la presenza dei figli, perché non sono quelli con i quali probabilmente magari ho più ampio o meno l'idea e il giudizio di qualcuno che dice no, perché la GPA non si deve fare, no, perché la protezione di non si può fare, ma esistono dei figli comunque nati da rapporti occasionali che vivono e vivono le relazioni con i compagni, delle madri e dei padri, come viene più dietro, e di cui di fatti Monica Cellina si batté insieme al Movimento 5 Stelle per inserire la step child, perché Monica Cellina nella sua esperienza personale proviene proprio da un matrimonio nel quale i figli di suo marito, di cui lei è moglie in seconde nozze, perché i figli di lui sono orfani di madre e lei ne ha adottato in virtù della sua solidarietà. Nel crescere insieme e nell'educazione dei figli. Quindi la fedeltà, i figli, l'aspetto valoriale anche, voi dite, pensate, vabbè, dai, la pubblicazione matrimoniale, ma che sciocchezza, una cosa inutile. La pubblicazione nasce dall'esigenza che qualcuno vada a dichiarare che si possa opporre o meno, perché sa l'impedimento esistente. Qua non esiste la possibilità di. Cioè, lo dovrebbe accettare l'ufficio di stato civile. Cioè, qua è proprio della serie, noi non ci interessiamo di lui, diciamo, nei suoi aspetti tipici, valoriali, è carente, è assolutamente carente, viene neanche considerato. Quindi, tecnicamente, la possibilità di farlo è legittima ed è fattualissima, perché, voglio dire, la Germania ce la fa, e il diritto tedesco non è per niente lontano dal nostro, perché in termini di diritto storico e di diritto romanistico è esattamente uguale al nostro. Quindi voglio dire, la possibilità anche che in Spagna, in Francia, in Germania oggi, tutti ordinamenti interni molto simili a quello italiano ce l'hanno fatta, perché non dovrebbero farcela da noi. Però noi continuiamo anche in questa situazione, seppur attribuendo a comunque disattendere un po' quello che è proprio l'entrare nel merito dei rapporti, perché la base sessuale, la base affettiva di queste unioni è fondamentale comprendere. Per questo è l'incontro cittadino, quando dobbiamo capire che cos'è l'orientamento sessuale, cos'è l'identità di genere, che cos'è il sentirsi diverso e il sentire in modo diverso, perché è l'unico modo di entrare nel merito della coppia e di capire che questa persona non è che sono affari suoi, io sono responsabile per lui e lui è responsabile per me. Quindi io come referente mi sento di dire che noi auspichiamo e lottiamo da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista di proposta di legge, da un punto di vista mediatico, alla lotta per avere un patrimonio egualitario, assolutamente. I tempi, non credo che l'Italia storicamente possano far pensare bene, bisogna essere così, questo è chiaro. Però sono comunque passati 16 anni in Germania per arrivare al matrimonio egualitario. Noi siamo il 20° paese, in panorama globale, come ho fatto vedere, dove continuano ancora a non riconoscere cose che sarebbero automaticamente comprensibili anche per la persona meno istruita. Però lì non viene. No, noi pensiamo che si possa fare. Speriamo, lotteremo la giurisprudenza, ma perché questo proviene dalle preteste della gente, di quelli che hanno problemi per andare a prendere il figlio a scuola ed è un genitore sociale e non glielo posso dare, perché se non ha la dente non te lo può prendere il figlio. E questo bambino viene cresciuto, nutrito, allevato, istruito ed educato in una società che ormai è pronta. Io vi voglio raccontare una
tanto esperienza come mi ha raccontato lui sui giuristi cattolici, anche io sono stata come i giuristi cattolici, dove ho alzato la mano, ma sono l'unica, anche sotto i 60 anni in realtà, a dire: guardate che esistono le famiglie Arcobaleno, non solo, vi ho detto, esistono casi in cui al momento di eleggere nell'ambito di rappresentanze di genitori a scuola, con presenza nell'ambito di una classe di bambini delle elementari, un figlio di due padri, i genitori hanno eletto, indovinate qual è il genitore? Il genitore sociale, hanno eletto il genitore sociale come rappresentante dei genitori proprio a testimonianza del fatto che la gente ha capito che a educare a mano bambino non proviene dalla sua genetica, se gli assomiglia o non gli assomiglia, ma dall'amore e l'attenzione che ha per lui e per tutti i bambini. Ma questo è un caso, ma per farvi capire che la società è molto più pronta e i tribunali sono pronti, motivano le loro sentenze, come avete visto, proprio chiarendo questi punti, chiarendo che tutti i gay non hanno nessuna discriminazione per essere capaci di essere genitori. Ci sono tante persone, professori, che non sono capaci di essere genitori e che fanno cazzate la mattina alla sera e buttano i figli di casa, fuori di casa. Cioè, non si impara a diventare genitori perché tu nasci biologicamente o meno in un certo modo o la natura ti dà questi due parenti o gay. Si è capaci di essere genitori perché viene anche questo modo naturale. Però questo è un tema importante, insieme a tutti quegli altri fattori che ti ho fatto vedere e notare, proprio perché è il valore interno alle cose che bisogna capire, capire che non è una tendenza ma è una caratteristica naturale, capire tutto questo, ma capirlo bene, comunque, speriamo in tempi brevi, però a volte non siamo sempre così positivi, però quello sicuramente, perché le persone sono pronte, le persone sono pronte sicuramente. Grazie. E niente, questo è...